Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, buongiorno a tutti. Innanzitutto direi che possiamo cominciare. Bentrovati a questo nostro quinto appuntamento con i Jailbreak. Come sapete, specialmente se avete seguito anche quelli precedenti, questi Jailbreak vogliono essere delle chiacchierate abbastanza informali su determinati argomenti che noi comunemente trattiamo. In questo caso oggi parleremo di RTKlib per il posizionamento GNSS in RTK. Cercherò di illustrarvi in una prima parte della presentazione le peculiarità di RTKlib e i vari moduli che si usano per occupare appunto questo tipo di posizionamento, utilizzando anche, se riusciamo, una demo live, e invece poi nella seconda parte di questo jailbreak ci sarà spazio per eventuali domande e chiacchierate che possono sorgere su questo argomento. Ok, allora, anzitutto RTKlib, programma free open source per diciamo posizionamento GNSS, presenta tre moduli, diciamo, per fare il posizionamento GNSS in tempo reale in modalità RTK. Questi tre sono RTK Navi, che si utilizza, diciamo, su sistemi Windows e ha una sua GUI, RTK RCV, che invece è la stessa cosa, diciamo, di RTK Navi, ma ha command line interface, quindi a linea di comando, ed è tipicamente utilizzata su sistemi quali Raspberry, quindi microprocessori, e con sistemi operativi Linux. In particolare noi lo utilizziamo molto con Raspbian, che è la versione, diciamo, Debian per Raspberry. E poi, per ultimo, come non citare, l'app RTK GPS Plus, che è il porting, diciamo, su Android di RTK Navi, cioè quindi un'applicazione che sostanzialmente fa le stesse cose che fa RTK Navi. In questo jailbreak affronteremo e parleremo di RTK Navi e l'app RTK GPS Plus, mentre la versione, diciamo, RTK RCV, quindi la versione a linea di comando, verrà affrontata poi in successivi jailbreak. Quindi, se vi interessa l'argomento, poi vi invito a seguire i nostri prossimi jailbreak, in quanto appunto affronteremo questo argomento. Allora, prima di passare poi effettivamente alla demo live, infatti non ho molte slide oggi, cercheremo di fare tutto in diretta. Era giusto un attimino evidenziare quello che è il workflow di RTK Navi. In questa slide c'è una piccola immagine, che raffigura, diciamo, l'interfaccia di RTK Navi, e quello che è importante sottolineare è che, diciamo, si può fare posizionamento in modalità base rover, e RTK Navi accetta, diciamo, tre tipi di input: un input di un rover, quindi del nostro ricevitore, un input di una base, che può essere un altro ricevitore, oppure possono essere, diciamo, ci si può appoggiare a una rete di stazioni GNSS permanenti. Accetta anche delle correzioni provenienti da un provider di correzioni. Ad esempio, se si volessero utilizzare effemeridi ultrarapide, si possono mettere questo tipo di correzioni, poi vedremo meglio comunque nei menu, tramite, diciamo, protocolli FTP e HTTP. Consente poi l'output contemporaneo di due, la, scus consente, scusate, di esportare contemporaneamente due output. Quindi, per esempio, si possono, come vedremo, scrivere le soluzioni su un file, oppure spedirle in tempo reale ad un server. E inoltre consente di registrare, quindi il log, sia dei dati del rover, della base ed eventualmente delle correzioni.
Allora, giuro, forse l'ultima slide, questa prima di passare al programma, ma questa slide ci serve per capire quello che andrò a fare adesso. Quindi abbiamo un ricevitore rover, che è questo qua, se riuscite a vedere, uno u-blox M8T. Semplicissimo, un ricevitore GPS GLONASS L1, che adesso andrò a collegare al mio computer via una USB. L'antennina, veramente non la vedete, è fuori dalla mia finestra. Useremo come base le osservabili provenienti dalla rete Ligure e in particolare quelle provenienti dalla stazione Genu, che è la stazione più vicina a casa mia, e andremo a scrivere due tipi di output, uno su file, e contemporaneamente manderemo le correzioni ad un server remoto e riusciremo a visualizzarle in tempo reale. Ok. Allora, detto questo, basta slide, passiamo a RTKlib. Quindi, anzitutto adesso ho collegato il mio ricevitore, quello che vi ho fatto vedere, e vado ad aprire RTKlib, che è questa. Inizialmente l'interfaccia grafica è molto piccolina, questa qua, spero che riusciate a vederla. Il modulo RTKnavi, quindi RTKlib, giustamente, scusate, non l'ho detto, presenta diversi moduli. Il modulo, per esempio, RTKplot l'avevamo visto in un precedente jailbreak. Oggi affronteremo questo qua che è RTKnavi. Ok, perfetto, questa è l'interfaccia che ci si presenta una volta aperto RTKnavi. Quello che andiamo anzitutto a visualizzare sono come settare i nostri input. Qua in realtà li avevo già settati, comunque andiamoli a vedere più nel dettaglio. Andiamo, come abbiamo visto prima, la possibilità di inserire un rover, una base e delle correzioni, che però oggi in realtà non utilizzeremo. A questo punto nella base vediamo che innanzitutto chiaramente bisogna spuntare la casella se si vuole utilizzare un rover e vediamo che ci si propongono diverse possibilità. Quindi una seriale, che nel nostro caso è quello che utilizzeremo, cioè una USB, oppure TCP client, in realtà in questo caso non ci serve perché è un modo per spedire, diciamo, le nostre soluzioni a un server TCP o TCP server. Per esempio, scegliendo TCP server, cosa vediamo? Che abbiamo la possibilità solo di specificare una porta. Questo significa che qualcuno spedirà le osservabili a noi, quindi che noi, diciamo, facciamo da server, quindi al nostro indirizzo IP su quella porta. E quindi sostanzialmente noi leggeremo le osservabili provenienti da quel ricevitore che le spedisce a noi. EntTrip Client invece è quello che utilizzeremo fra poco per specificare, diciamo, le correzioni, gli osservabili provenienti dalla base. O ancora RTKnavi può leggere delle osservabili provenienti da un file. Noi utilizzeremo la seriale, quindi la USB. Queste sono invece le specifiche per andare a dire al programma quale USB utilizzare, il bitrate, insomma, queste sono specifiche che poi dipendono un po' anche dal tipo, tanto di seriale e sì, comunque anche di ricevitore che si utilizza. Andiamo invece a selezionare quella che è la nostra base station. Quindi, come ho detto prima, cerchiamo di prendere le correzioni osservabili da una rete di stazioni permanenti. Quindi andiamo, le diciamo, le, queste osservabili arrivano via messaggio RTCM con il protocollo EntTrip, quindi bisogna selezionare questa voce qua. A questo punto ci si prospetta davanti intanto l'indirizzo dell'EntTrip cast e la porta specificata. Queste sono informazioni che si possono reperire, ad esempio vado un attimino sul browser. GNSS Liguria, come ben sapete forse, andando sul sito della regione, quindi della rete, diciamo, del servizio di rete di stazioni permanenti che uno utilizza, troverà
le correzioni, diciamo, le informazioni da inserire in quelle caselle. Ad esempio, qua ci viene proprio specificato l'indirizzo, la porta, e poi sotto andiamo a vedere i vari mount point che vanno a specificare quello che sono il tipo di correzioni che si vogliono, diciamo, ottenere. In realtà i mount point relativi a questo servizio non è necessario per forza vederli da internet o saperli già, perché RTKlib ci viene in aiuto in questo senso. Infatti, schiacciando questo bottone, lui si collegherà, diciamo, all'apposito sito e ci proporrà la lista con tutti i mount point disponibili. Nel nostro caso utilizziamo il Mac. E qua viene scritto anche un'altra cosa importante, è il protocollo RTCM e quale versione del protocollo RTCM, quindi la nostra è la 3, e qua vengono specificati tutti i campi del messaggio RTCM nel quale vengono mandati i dati. In particolare i primi campi del messaggio RTCM, questi 1400-1600, sono quelli che contengono le osservabili della stazione base. Qua ovviamente, non l'ho detto anche per il rover, scusate, mi sono dimenticato, chiaramente va specificato il formato del dato. Il dato, diciamo, GNSS che viene registrato è un formato binario, proprietario, diciamo, a seconda del tipo di ricevitore che si utilizza, per cui vedete che RTKlib ci propone una serie di formati che lui è in grado di leggere e noi chiaramente bisogna andare a specificare quello che ci interessa. Nel nostro caso, appunto, il formato uBlocks, perché il ricevitore è uBlocks N8T, mentre per quanto riguarda le osservabili della base, bisogna specificare l'RTCM3, perché, come avevamo visto, le correzioni MAC, quelle che utilizziamo, arrivano su quel protocollo. Inoltre, per alcuni, diciamo, servizi che offre la rete di stazioni permanenti, ad esempio la Virtual Reference Station, è necessario mandare una posizione approssimata al centro di calcolo. E questo si può fare appunto tramite questa schermata in cui possiamo scegliere cosa trasmettere alla base, se ad esempio la soluzione singola oppure andare a specificargli noi stessi a mano latitudine e longitudine da comunicare alla base. Questo perché nella Virtual Reference Station sostanzialmente il centro di calcolo ha bisogno di sapere le nostre coordinate in modo da interpolare le osservabili provenienti dalla rete di stazioni permanenti e creare una sorta di stazione permanente virtuale nei pressi del nostro rover. Perfetto. A questo punto possiamo andare a specificare i nostri output. I nostri output, vedete, possono essere di due tipi. Il primo, andiamo a spuntarlo, è un tipo file, e l'unica cosa che bisogna andare a specificare chiaramente è dove volerlo salvare. Ad esempio, io lo voglio salvare sul desktop, lo chiamiamo prova geo break. Perfetto. Qua possiamo andare a specificare cosa scrivere nel nostro file. Ad esempio, voglio non scrivergli latitudine, longitudine, quota, ma XYZ, oppure est, nord e quota, oppure ancora scrivere le mie soluzioni, perché no, in messaggio di tipo NMEA. E ancora, la seconda soluzione contemporanea che vogliamo andare a salvare o comunque ad ottenere è quella verso un server TCP. A questo punto noi bisogna selezionare TCP client, perché sembra un po' strano detta così, però noi siamo il client rispetto al server che invece riceve le nostre soluzioni, scusate. Noi andiamo quindi a voler specificare l'indirizzo del nostro server e una specifica porta che deve essere aperta. Questo, beh, è il nostro server che utilizziamo, e noi abbiamo apposta aperto una porta specifica.
ma del server ne parliamo fra poco. Prima ancora di andare a eseguire quindi il nostro posizionamento, due cose. Uno riguarda il log, come vi dicevo. Ad esempio, io voglio registrarmi i dati del mio rover, per cui seleziono rover e scelgo il file. Avevo già registrato per delle prove, quindi chiamiamolo rover geobreak, in modo tale da registrare i dati del nostro rover. Potrei anche registrarmi la base, però vabbè, per ora decido di registrare solamente il rover, giusto per farvi vedere. Sappiate che ovviamente basterebbe spuntare la casella base e funziona allo stesso modo. Ultima cosa, andiamo a vedere sul pulsante Options i vari parametri che possiamo andare a settare per compiere quindi il nostro posizionamento. Anzitutto qui abbiamo diverse possibilità. Io andrei a seconda del tipo di posizionamento, dal single che è diciamo posizionamento in stand alone, quindi utilizzando semplicemente le osservabili del nostro ricevitore, a un posizionamento di GPS, di GNSS con solamente misure di codice. Static e kinematic, diciamo, utilizzano anche le osservabili di fase e sono, diciamo, dei parametri diversi che vengono dati in pasto di fatto al filtro di Kalman, perché RTKlib sotto sotto utilizza un filtro di Kalman, e vanno settati, come è logico pensare, a seconda del fatto che il nostro ricevitore sia statico oppure che sia cinematico, quindi che si voglia muovere. Abbiamo inoltre una possibilità di settare un nostro cutoff, tendenzialmente 10-15 gradi. Io lo tengo abbastanza alto perché, alto, insomma, 15 gradi, comunque io sono in mezzo ai palazzi, quindi tendenzialmente vedo comunque satelliti bassi, non ne vedo, però è meglio posizionare un cutoff del genere. E inoltre abbiamo questa interessante casella che ci può consentire una sorta di maschera sul rapporto segnale-rumore e sulle varie frequenze e sulle varie angolazioni e sulle varie elevazioni. Per cui, ad esempio, il mio rover mi posso dire, per esempio, che i satelliti sotto le 5 gradi di elevazione, se hanno un rapporto segnale-rumore inferiore ai 20 dB, discartarli. In questo caso non l'ho posto, però insomma sappiate che c'è questo tipo di possibilità. Qua vengono inoltre specificate, bisogna specificare il tipo di correzioni ionosferica, troposferica e il tipo di effemeridi che si vogliono utilizzare. Questo riferito a prima, nel senso noi utilizzeremo le effemeridi di tipo broadcast, cioè quelle che vengono lette dal messaggio navigazionale. Inoltre qua possiamo scegliere le costellazioni che vogliamo utilizzare. Io ho un ricevitore che fa GPS GLONASS, quindi direi che utilizzerò queste due costellazioni. Questo invece è un modo, diciamo, riguarda il fissaggio dell'ambiguità. In questa modalità io cerco di continuamente di fissare l'ambiguità, l'ambiguità intesa come numero di lunghezze d'onda tra satellite e ricevitore. Potremmo scegliere, ad esempio, un fix and hold, ovvero quando fissa l'ambiguità per la prima volta, poi tiene quel fissaggio. I parametri da settare in realtà sono veramente molti, non vorrei annoiarvi troppo su questi, giusto per dirvi le varie possibilità che RTKlib offre. Ultima cosa, bisognerebbe dire a RTKlib come fissare le osservabili, le posizioni della base, e io gli vado a dire quello che leggi dal messaggio RTCM. Detto questo, possiamo avviare schiacciando Start. Anzitutto, quello che vedo sono in questa schermata i satelliti letti e acquisiti dal mio rover. Quindi, satelliti, diciamo, colorati sono quelli che sono utilizzati in questo momento per il posizionamento. I satelliti invece grigini vengono acquisiti, ma non vengono utilizzati in questo momento per ricavare la posizione.
Leggiamo le due costellazioni, G per il GPS, R per il GLONASS. Se vedete, hanno colori leggermente diversi, uno verde e uno giallino. E nell'asse della scissa leggiamo il numero identificativo di ogni satellite. Nella schermata invece sottostante vediamo esattamente la stessa cosa, ma per i satelliti acquisiti invece dalla base. Questa schermata chiaramente può cambiare e possiamo vedere ad esempio solamente quelli relativi al nostro rover. Possiamo vedere lo skyplot in modo da renderci conto dell'elevazione e dell'azimuth dei nostri satelliti, leggendo inoltre quanti satelliti vediamo, quanti ne usiamo per il posizionamento, quindi 12, 14, e il GDOP. Quindi indice, diciamo, della geometria dei satelliti in questo momento sopra la nostra testa. Lo skyplot con il rapporto segnale-rumore, mi aspetterei di vedere il rapporto segnale-rumore decrescente diciamo, con l'elevazione, man mano che decresce l'elevazione del satellite. Qua invece abbiamo uno skyplot di base rover invece affiancati. È ancora interessante, possiamo vedere la baseline che c'è in questo momento tra il mio rover e la mia base. In questo caso, diciamo, io sono un po' al limite per quello che si suggerisce, per quello che si, diciamo, al limite che si suggerisce per un posizionamento, diciamo, RTK, perché, come potete vedere, io sono a 17 km dalla base, diciamo, tendenzialmente è meglio tenersi nel giro di qualche chilometro, però. Come ripeto, questa è solamente una demo, non vogliamo fare posizionamento, diciamo, al centimetro, era solamente per farvi capire le varie potenzialità di questo software. Invece ritorno, ecco, scusate, non avevo fatto vedere ancora questa schermata in cui invece io posso vedere lo stato della mia soluzione in tempo reale. Vedete, non sono molto preciso, ma questo dipende sia dal fatto che sono molto distante dalla base, utilizzo un hardware, quindi un ricevitore UBLOX comunque di non ottima qualità, quantomeno, e soprattutto sono in una posizione sfavorevole per un posizionamento GPS. Vedete i due colori, arancione e verde, questi sono relativi o diciamo, indicano lo stato del fissaggio dell'ambiguità. Verde significa ambiguità fixed, giallino invece significa ambiguità di tipo float. Float significa che appunto la nostra ambiguità non è stimata a numero intero, ma quindi a numero reale, float, e quindi è lecito aspettarsi dei posizionamenti nell'ordine, diciamo, del decimetro, comunque sotto il metro, ma nell'ordine del decimetro, precisioni, ecco, nell'ordine del decimetro. Quando invece l'ambiguità viene fissata a numero intero, quindi il nostro pallino diventa verde, come in questo caso possiamo vedere in un paio di volte, è lecito aspettarsi precisioni nell'ordine dei pochi centimetri. In questa schermata a sinistra invece appunto vediamo quello che vi ho appena detto, quindi lo stato della soluzione, il nord, la est, la quota, ma posso switchare, diciamo, e vederlo per esempio in coordinate XYZ. Possiamo vedere, ecco, un'altra cosa abbastanza interessante è la age. Questa age si riferisce alla latenza con la quale stanno arrivando le osservabili dalla base. Tendenzialmente più è alto questo numero, più tendenzialmente il nostro posizionamento ne risente. In questo momento vediamo che la latenza è di circa un secondo. Allora, bene, a questo punto stopperei un attimo il posizionamento e andiamo a vedere quello che è successo sul desktop. Abbiamo questo prova jailbreak, quindi il nostro file che io vado ad aprirmi con un editor di testo qualunque. Ci sta mettendo un po' troppo. Ecco, e vediamo effettivamente quello che
ha scritto, cioè le nostre soluzioni scritte in formato NMEA. Era inutile starle a scorrere, era solamente per farvi vedere questo tipo di possibilità. Mentre se io andassi ad aprire, vi ricordate, ho inserito anche il log del mio ricevitore e ha formato questo file. Ora, se apro questo file, in realtà mi aspetto, esatto, caratteri strani. Perché? Questo in realtà dipende da cosa è settato in uscita sul ricevitore. Diciamo che Lublox ha un suo software proprietario che si chiama uCenter che ci consente di scegliere cosa poter far sputtare, cioè far diciamo, uscire in output su una seriale, quindi sulla USB, al nostro ricevitore. Io avevo settato, oltre i dati grezzi, anche il messaggio NMEA. I dati grezzi vengono salvati ovviamente in formato binario e quindi non vedibili su un file di testo. Ma in questo caso ci viene di nuovo in aiuto RTKlib con il nostro tool RTKconv, che adesso vado ad aprire. Esatto, io posso scegliere un file da convertire poi in formato di interscambio Rinex. A questo punto vado sul rover jailbreak. Perfetto, apri. Ok, io in questo momento sto dicendogli di, vabbè, il messaggio sbas non c'è, quindi di convertire questo formato, questo file binario, che ha ovviamente il formato binario proprietario dell'uBlocks, in tre file, uno diciamo contenente gli osservabili, uno contenente il messaggio navigazionale relativo ai satelliti GPS e uno relativo ai satelliti, messaggio navigazionale relativo ai satelliti GLONASS. Quindi converto. Ok, dovrebbe aver fatto. Ok, vedo che qua si sono andati a formare altri tre file. Punto il messaggio, il file di tipo OBS. Non vedo le estensioni, ma eccolo qua, è questo. Lo apro di nuovo con un editor di testo e vedete che io ho le mie osservabili in formato Rinnex, molto più leggibili, vedendo le misure di fase, le misure di codice, il Doppler e il messaggio segnale-rumore, il rapporto segnale-rumore dei satelliti in questione. Analogamente posso vedere, vabbè, non posso stare ad aprirli, ne apro uno. Il messaggio navigazionale relativo al GPS. Per quanto riguarda questo file, quindi potrebbe poi venire post elaborato successivamente utilizzando il tool RTK Post. Ora, non sto ad analizzare RTK Post, anche perché meriterebbe un jailbreak dedicato, cosa che appunto abbiamo pensato di fare, quindi se avrete piacere di seguirci nei prossimi jailbreak, avrete più informazioni su come RTKlib è in grado di post-elaborare dati GPS. Inoltre abbiamo un altro jailbreak per capire meglio e leggere il formato Rinnex. Abbiamo volutamente lasciato indietro l'output riguardante il server. Come vi avevo detto, è possibile ottenere due output da RTKNavi, quindi uno in locale sul nostro file e uno su un server. A questo punto faccio di nuovo ripartire il nostro posizionamento, mi dice, vabbè, sovrascrivo, sovrascrivo. Vediamo la schermata. Ecco. Altra cosa, vedo che queste lucine verdi lampeggiano sono relative, diciamo, ai nostri input e ai nostri output. Quindi tendenzialmente, anche qua è molto intuitivo, se la lucina verde lampeggia vuol dire che in questo momento si stanno scrivendo in maniera corretta, si stanno leggendo in maniera corretta gli input. Si stanno invece scrivendo in maniera corretta gli output. Nel nostro server abbiamo creato e aperto un socket per leggere
in maniera in tempo reale i dati che ci arrivano dal nostro ricevitore, li salviamo su un database e li andiamo a graficare e a vedere su una mappa in tempo reale. Vi faccio vedere il risultato. Ecco qua. Questo è in realtà parte di un lavoro che abbiamo svolto poco tempo fa e continueremo, diciamo, a sviluppare a GITER. Comunque, sostanzialmente, quello che si vede è la posizione del nostro ricevitore, e vi posso confermare che siamo effettivamente nei pressi di casa mia, siamo esattamente a casa mia, la data e l'ora, il tipo di qualità e vabbè, un'altra informazione relativa al fatto che il ricevitore si muova o stia fermo. Senza entrare nel dettaglio di questo campo dist, che è un po', diciamo, specifico per il tipo di applicazione che abbiamo dovuto sviluppare, invece il dato di qualità e l'orario li andiamo a leggere nel messaggio che ci tira fuori RTK Navi. In particolare, RTK Navi indica come tipo di qualità float o fix con dei numeri come quality 1 e 2 e quindi andando a leggere nella frase che secondo per secondo RTKlib manda al server, noi riusciamo a mettere la spunta, diciamo la spunta singola nel caso di soluzione di tipo float, la doppia spunta invece nel caso di soluzione fixed. Non so se avete notato, ma ogni tanto questo float o fix diventa in grigino. Beh, in quel momento significa che RTKlib non è in grado di fare di compiere, diciamo, di calcolare la posizione. Questo dovuto, per esempio, al fatto che ci siano troppi pochi satelliti o siano troppo sporchi, insomma, non si riesce ad arrivare ad una soluzione. Bene, quindi questo è un po' quello che succede su RTK Navi. Prima di concludere, però, vorrei farvi vedere la versione RTK Navi per Android. Come vi dicevo, questa non è nient'altro che il porting di questa applicazione per ambiente Android, quindi diciamo non va confusa con diciamo, il posizionamento, comunque il fatto che adesso i telefoni Android siano in grado di registrare i dati grezzi di GNSS. Questa applicazione RTK Navi in effetti è stata sviluppata anche prima che si avesse accesso ai dati grezzi provenienti da smartphone. Per ottenerla, per utilizzare RTK Navi, diciamo da un comune smartphone, effettivamente è necessario poter collegare un ricevitore GNSS esterno allo smartphone. Io infatti adesso andrò a collegare lo stesso uBlocks che ho utilizzato sul computer al telefono. Per farlo mi serve un semplice adattatore USB di tipo C, perché vabbè, lo smartphone ha la porta USB di tipo C e inoltre lo smartphone deve essere abilitata diciamo, la porta OTG. Sullo smartphone, non tutti ce l'hanno abilitata, la maggior parte sì. Per cui vado a collegare il mio ricevitore allo smartphone e l'assetto che vedete, se riuscite a vedere in camera, è questo. Quindi smartphone, adattatore e ricevitore uBlocks collegato allo smartphone. A questo punto cerco di condividervi lo screen del telefono in modo che possiate vedere quello che faccio. Allora, un secondo. No, perfetto. Ok. Ora dovreste essere in grado di vedere lo schermo del mio telefono.
A questo punto vado sull'applicazione RTK GPS Plus e notiamo veramente che l'interfaccia è del tutto analoga a quella di RTK Navi. Giusto per vedere questa schermata qui, riprende in toto questa e le schermate che vediamo sotto SNR Base Rover sono esattamente queste. Andiamo a settare e a vedere in questo menu, possiamo vedere gli input streams e analogamente a quanto fatto prima, posso andare a scegliere il tipo, diciamo, di input per il mio ricevitore, che in realtà io l'ho collegato via USB, ma in effetti valgono le stesse considerazioni che ho fatto prima. Sulle varie tipologie di ricevitori che si possono, sui vari tipi di collegamento con il ricevitore che si possono avere, posso andare devo specificare chiaramente il formato, vado a selezionare il formato uBlocks tra quelli proposti. Potrei farvi vedere il menu input base. Non ve lo faccio vedere per il semplice motivo che questa applicazione fa vedere in chiaro user e password del servizio di Regione Liguria, quindi non è proprio il massimo, però credetemi sulla parola, è esattamente identica a questa. Bisognerà scegliere NTrip Client e quindi selezionare di nuovo user, password, mount point e si va poi appunto a compiere il posizionamento. Abbiamo di nuovo le opzioni per il processamento, analogamente a quanto visto prima. E a questo punto, andando a accendere quindi il nostro server, io in questo momento sto ricevendo dati dal mio ricevitore. In realtà ho perso la connessione USB, scusate, non so come mai. Dovrebbero vedersi dei piccoli istogrammi in questo momento, delle piccole barre ancora non colorate, indice del fatto, eccole qua. In questo momento sta acquisendo e utilizzando questi satelliti per il posizionamento e analogamente a prima riusciamo a vedere latitudine, longitudine, le varie informazioni sulla soluzione. Possiamo chiaramente scusate, le 5 non la possiamo vedere lo skyplot della base, insomma diversi plot che l'app propone. Possiamo anche andare a vedere dove siamo sulla mappa e di nuovo ci dice dove garantisco che la posizione è effettivamente quella in cui sono in questo momento. Questa applicazione purtroppo è stata sviluppata un po' di tempo fa e ahimè presenta purtroppo qualche bug, però tutto sommato il bello, diciamo, di questa applicazione di nuovo è che è free open source, per cui uno avendo voglia potrebbe mettere mano sul codice di GitHub e insomma adattarsela o comunque adattarsi ai suoi scopi o provare a correggere alcuni bug che sono presenti. Tornerei quindi forse alla presentazione, nel senso che scusate, non riesco. Allora, quindi pazienza. Comunque, diciamo, le cose principali che volevo farvi illustrarvi e farvi vedere su RTK Navi, effettivamente le abbiamo, diciamo, viste, per cui forse lascerei spazio eventualmente a vostre domande e curiosità. Le slide ovviamente saranno disponibili, qua ho semplicemente riportato alcuni screenshot nel caso in cui la
la demo avesse avuto qualche tipo di problema, cosa che per fortuna non è stata. Prima di lasciare spazio alle vostre domande, vi lascio su questa slide, in cui vi invito a partecipare al nostro prossimo Jailbreak, che si terrà il 1º luglio, e riguarderà la trasformazione di sistemi di riferimento con i grigliati in ambiente GFOSS. Ok, lascerei quindi appunto spazio a domande. In caso potete Ciao. ovviamente. Sì. Ciao, sono Francesco. Sì. Volevo chiederti questa cosa qua. Allora, io ho un M8T della Emlid, non so se è lo stesso che avevi fatto vedere tu, e adesso io lo utilizzo utilizzando l'applicazione di ReachView. Per utilizzare RTKlib devo fare qualche settaggio particolare? Andare a modificare qualche parametro oppure basta collegarlo via USB al PC e dovrebbe funzionare? Allora, l'applicazione, ho avuto modo di testare anche io un ricevitore della Emlid e l'applicazione, diciamo, l'applicazione ReachView, e ho notato che effettivamente è esattamente RTKlib, semplicemente Sì, il motore è con quello. un'interfaccia grafica, esatto. Quindi tendenzialmente direi che non c'è problema ad utilizzarlo con RTKlib invece non personalizzata, diciamo, da Emvid, anche se in prima persona, diciamo, non l'ho testato questo. Però, ripeto, ReachView è veramente, veramente analoga, diciamola così, per non dire proprio uguale a RTKlib. Quindi confido che non ci siano problemi. Ma su RTKlib, scusa, RTKnavi, posso vedere anche GLONASS? Scusami, Galileo o solo GPS GLONASS? E allora dipende dal ricevitore. Con l'M8T direi che Galileo non sono ricevuti, però sì, tendenzialmente se uno ha il ricevitore che è in grado di acquisire segnali Galileo, RTKlib è in grado di vedere anche Galileo. In questa schermata qua, anziché G e R, comparirà anche la E, che è indice dei Ah, satelliti Galileo. ok, perfetto. Lo so. Grazie. Il mio riceve solamente GPS e GLONASS, quindi non possiamo verificarlo in tempo in diretta. Certo. Ok, perfetto. E c'è qualche driver particolare da installare quando si collega via USB il device o dovrebbe essere in No, automatico? dovrebbe essere in automatico. E il bitrate lo consigliate alto voi o... Questo dipende un po', secondo me, dall'hardware con cui si ha a disposizione. Quindi io tendenzialmente uso questo con gli 8T, per cui consiglierei lo stesso. Ecco. Poi dipende con che ricevitore, con che seriale si ha a che fare. Ecco. Non Ah, sono ok. poi grosso esperto di bitrate. Sì. Allora. Ok, va bene, perfetto. Sì, beh, tanto io lo. Vabbè, non è che ci faccia un uso particolare, anch'io ce l'ho sopra il tetto di casa, così per giocare un po', insomma. Sì, no, certo. Altra cosa che forse non avevo detto, ovviamente con RTKlib nei vari input è possibile utilizzare un secondo uBlox come base, facendo mandare i dati grezzi da questo secondo uBlox, secondo ricevitore, sempre utilizzando RTKlib. In questo caso però si deve utilizzare la versione a linea di comando di RTKlib e questa è una funzionalità di nuovo che verrà approfondita in un successivo jailbreak. Quindi se vi interessa anche questo per provare giustamente a fare qualche test con ricevitori a basso costo, ma appunto in maniera diciamo casalinga o fai da te, ecco, noi daremo qualche spunto nei prossimi jailbreak su questo. Allora, vedo che Roberta Ferretti ha fatto una domanda e dice:
Se non è presente il format tra quelli proposti nel menu Input Stream, cosa devo scegliere? Beh, questa dipende un attimo. Se non è presente, il formato proprietario dello Blocks, piuttosto che di altre marche, conviene provare a vedere se il tuo strumento è in grado di spedire il dato grido sotto forma di messaggio RTCM. Quindi in questo caso potrebbe essere una scelta. Oppure in formato Binex, che dovrebbe essere la sostanza, sostanzialmente è di nuovo un formato di interscambio, però in formato binario. Altrimenti si possono provare i vari formati sperando che qualcuno abbia un formato, diciamo, binario leggibile anche o simile a quello del tuo ricevitore. Potrebbe essere, ecco, non escludo che il formato binario della uBlocks possa andare bene per altre marche di ricevitori. Tendenzialmente no. Tendenzialmente non dovrebbe andare bene, però a volte succede, ecco, mettiamola così. Dico uBlocks perché sto usando un uBlocks e in realtà va bene, cioè intendo tutte le altre marche, non che io voglia fare particolare pubblicità alla uBlocks. Ciao Lorenzo, sono Giampaolo Di Biasio. Buongiorno a tutti. E, Ciao. Ciao Giampaolo. innanzitutto grazie per il webinar, sicuramente utile. Volevo farti una piccola domanda. Come sai, io ho preso un ricevitore basato su ZFnP e lo posseggo da una ventina di giorni e sono quasi sorpreso da quello che fa. E quello che ti chiedo però, su Android sto utilizzando altre app per fare, diciamo, per fare correzione, eccetera. Con il porting di RTK-lib ho provato un paio di volte ad impostarlo senza troppo successo. Adesso riproverò secondo le indicazioni che mi hai dato, probabilmente perché non impostavo correttamente l'output. Quello che Può voglio chiedere. essere, sì. Sai se RTK-lib su Android può essere usata come app per la posizione fittizia? Perché ti spiego, io essenzialmente utilizzo altre due app che funzionano anche molto bene. Una è si chiama Entrip qualcosa. L'altra. Sai già come impostare l'app di posizione fittizia o Sì, le altre due le uso già come app per la posizione sì. fittizia perché a me sinceramente mi interessa utilizzare poi la posizione corretta all'interno di altre applicazioni per Sì, quello di cui mi occupo io, diciamo. E quindi, sì, sì. cioè, se RTK-lib non consente questa cosa, non ci perdo neanche Non è tempo, possibile. a È immaginare. possibile, è possibile. Anzi, noi l'abbiamo fatto. Per gli altri, l'app di posizione fittizia su Android, diciamo, è un menu particolare, un'opzione particolare che si trova all'interno delle opzioni sviluppatore di Android, per la quale, diciamo, si può selezionare un'app per il posizionamento, diciamo, del cellulare stesso. Allora, tendenzialmente le app, diciamo, su Android che utilizzano il GPS, faccio un esempio, Google Maps, o chi per essa sostanzialmente utilizza il ricevitore integrato nel telefono. Invece è possibile, selezionando appunto questa app di posizione fittizia, dire al sistema Android di non utilizzare il ricevitore integrato per il posizionamento, ma l'app che gli si va a selezionare. Quindi, ad esempio, selezionando RTK GPS Plus, scusate. Per app di posizionamento fittizio e collegando un ricevitore esterno al telefono, di fatto si sta sostituendo il ricevitore integrato nello smartphone con un esterno.
approfitto, ti ringrazio per la risposta. Approfitto anche per chiederti ho notato che solo su alcune applicazioni in ambiente Android, una tra queste è Google Maps, quando si utilizza l'app per la posizione fittizia, crea un giochino poco simpatico che, ad esempio, per 2 secondi la posizione è quella del ricevitore esterno, poi per un attimo la posizione si sposta in una posizione che secondo me non è neanche quella del GPS interno, ma non lo so dove prende un'altra posizione. Per un attimo, poi torna indietro. Questa cosa, allora, a livello di guardare un attimo la Questo posizione, non è un problema. Se si stanno battendo dei punti, lo diventa perché l'applicazione di turno media queste posizioni. Dipende, però è una domanda forse un po' specifica, nel senso, secondo me non c'è una risposta generale, bisognerebbe vedere il caso specifico. No, Io ci posso mancherebbe. dire che nel nostro caso noi lavoriamo benissimo, per un altro nostro lavoro utilizzando questa particolarità dei sistemi Android e non abbiamo problemi di questo tipo. Quindi, secondo me, è una domanda un po' specifica che bisognerebbe forse analizzare nel caso specifico, quindi vedendo che applicazione usi, che ricevitore usi, eccetera. No, no, ma infatti chiedevo solo se vi era capitato anche a voi questa cosa, anche perché sinceramente con le 2 applicazioni che utilizzo, diciamo, più dedicate proprio all'ambito lavorativo, questo problema non c'è. L'ho notato, ad esempio, su Google Maps e un altro paio di applicazioni, diciamo, più di uso comune, che tende a Ripeto, fare questo. purtroppo non so dare una risposta più di quello che ho detto. Ok, perfetto. Allora, vedo altre domande. Si lavora facilmente in post processing, ma in modo analitico? In modo analitico in che senso? Poi vedo quali sono le costellazioni elaborate in post processamento. E il mio programma è GraphNav o GraphNet, in che rapporto siamo? Beh, per quanto riguarda le seconde due domande, in realtà le costellazioni che vengono elaborate in post-processing sono, direi, tutte, quindi GPS, Galileo, GLONASS, Beidou e QZSS anche. Si possono analizzare i grafici di qualità? Beh, sì. Sì, assolutamente. Il problema è che appunto queste sono domande relative forse al jailbreak che andremo a fare più avanti e dedicato interamente al post processing con RTK POST. Quindi invito forse, ci posso dare una risposta veloce, nel senso che chiaramente GraphNav GraphNet è un programma forse di un altro livello rispetto a RTK Lib. Però, diciamo, tutto sommato RTKlib ha dei funzionamenti tutto sommato buoni a nostro avviso. Dipende molto dalla qualità degli osservabili che si danno in pasto al programma. Però, appunto, per poi risposte più specifiche a questa domanda, forse rimanderei al successivo jailbreak su questo argomento. Ci sono altre domande? Buongiorno Lorenzo. Ciao, ciao Buon Giampaolo. dì Lorenzo. Ti chiedo questa cosa, una questione informativa più a livello di curiosità. Nei test fatti l'altra settimana, qui da me in ufficio, questi test sono stati poi elaborati col software RTKlib? Punto di domanda? Sì, abbiamo ottenuto dei risultati, abbiamo ottenuto alcuni risultati.
Così, così, mettiamola in questo senso, però di nuovo a scopo puramente informativo per le altre persone, i test fatti sono stati acquisizione di dati grezzi con uno smartphone e con un ricevitore geodetico in prossimità. Attenzione, ho acquisito con lo smartphone, però non utilizzando RTKlib. Ma adesso da Android 7 in poi c'è la possibilità di acquisire i dati grezzi del GPS dello smartphone, per esempio in formato Linux. E poi questi sono stati elaborati con l'applicazione RTK Post. Quindi in questo caso non con RTK Navi, non ho fatto posizionamento RTK con lo smartphone. Colgo l'occasione di nuovo per sottolineare che purtroppo l'applicazione RTK GPS Plus in questo momento non è in grado di fare posizionamento RTK utilizzando i dati grezzi provenienti dal ricevitore integrato nello smartphone. Quindi di fatto non si può fare posizionamento RTK con smartphone. Detto questo, diciamo che l'ambito GNSS ed Android è molto in continuo sviluppo e chiunque lavora, chiunque ha a che fare in questo settore sa o comunque si aspetta che applicazioni che facciano posizionamento R o NRTK utilizzando i dati grezzi da smartphone saranno prossime ad uscire. Volendo, Grazie. chiaramente uno potrebbe modificarsi l'app RTK GPS Plus mettendo mano pesantemente al codice e provando a inserire i dati grezzi da smartphone. Quello è proprio la filosofia, diciamo, dell'open source, quindi si ha il codice sorgente dell'applicazione, lo si può modificare essendo capaci, ovviamente, a proprio piacimento. Aggiungo forse un'altra cosa relativa ai grafici di qualità, detta così, con RTKlib. Inviterei forse a riseguire il webinar precedente su RTKplot, in quanto RTKplot proprio mostra, diciamo, grafici di qualità sia su dati grezzi, quindi sui dati ancora da elaborare, sia su dati invece già elaborati, quindi possibilità per esempio di vedere i residui, possibilità di vedere l'andamento delle coordinate nel tempo con relative statistiche. RTKplot presenta questo tipo di possibilità e su questo avevamo già fatto un webinar, un jailbreak. Chiede dove siamo come sede. La nostra sede è a Genova, in via Jacopo Ruffini, 91A. Comunque trovate le nostre informazioni dove siamo, come contattarci sul sito www.gter.it. Scusami Lorenzo, solo un'informazione. Questo jailbreak e i precedenti sono stati registrati e verranno messi online? Si possono rivedere oppure no? Dovremmo rivederli sul nostro canale YouTube. Questo jailbreak è registrato e nel giro di poco verrà poi pubblicato sul nostro canale YouTube. Ok, perfetto, grazie. Ci sono altre domande? Ma, sì, ciao, scusa, sono sempre Francesco. È più che altro una
Boh, così, una condivisione. Con questi ricevitori a basso costo e con questi dispositivi RTK navi, insomma, con questi sistemi anche di condivisione di dati, sarebbe possibile pensare di mettere in piedi anche una sorta di rete di stazioni permanenti con questi dispositivi a basso costo, Sì, lasciando stare tutto il discorso dipende. chiaramente della qualità del, insomma, che chiaramente non vogliamo confrontarci con ricevitori di tipo geodetico e quant'altro, insomma, però per avere un sistema anche di monitoraggio, insomma, soprattutto Allora, per sì. avere anche un'ampia diffusione, insomma, dal momento che il costo di questi dispositivi è chiaramente molto più accessibile rispetto a Certo. dispositivi. Dunque, le nostre idee, diciamo, allora, questo sì è possibile. Utilizzando però, forse tornando alla slide, di prima, sostanzialmente utilizzando forse più la versione a linea di comando di RTKlib e quindi utilizzando magari i ricevitori non con un computer, con un laptop, ma con un microprocessore, quali ad esempio un Raspberry Pi, sia per questioni di, insomma, tanto non c'è bisogno, diciamo, per una rete di stazioni permanenti di avere un computer per ogni, un computer laptop, intendo, per ogni ricevitore, ma chiaramente basta qualcosa di meno, quindi per esempio un Raspberry, poi devono essere attivi 24 ore al giorno, quindi anche il consumo energetico è importante. E comunque ci sono una serie di considerazioni da fare e comunque è possibile. Su questo abbiamo idea di fare una piccola serie, diciamo, di tre jailbreak, nel quale illustrerò appunto come, o darò spunti più che altro, su come è possibile creare una stazione permanente, appunto a basso costo, utilizzando questo tipo di strumenti. Quindi vedremo come impostare RTKlib su un Raspberry, come automatizzare alcuni processi, quali l'invio dei dati, la registrazione e l'invio dei dati, e poi ovviamente dipende un po' uno cosa vuole ottenere da una rete di stazioni permanenti, quindi poi daremo degli spunti, ecco. Noi l'idea è che da questi spunti poi ognuno possa prendere il là a sviluppare la propria applicazione. Comunque, sì, più avanti tratteremo anche questo argomento. Il jailbreak di oggi voleva innanzitutto affrontare il tool RTK Navi e poi appunto più avanti approfondiremo altri aspetti di RTKlib. Ce ne sono davvero tanti e quindi condensarli tutti in un solo jailbreak era veramente impossibile, specialmente avendoci un'oretta di tempo. Certo, grazie. Mi chiedono cosa si intende per ricevitori a basso costo. Beh, anche lì il basso costo dipende. Il Lublox, questo oggettino qui, costa un'ottantina di euro o meno di 100 euro. Se vogliamo utilizzare l'evaluation kit dell'Oblox, si va su poche centinaia di euro. Poi chiaramente dipende, questo qua ricevitore in singola frequenza, quindi dipende poi sostanzialmente dalle caratteristiche che ha un determinato ricevitore. Si cerca comunque di stare su prezzi a 2-3 cifre, mettiamola così, non di più. Tendenzialmente quello io lo intenderei come basso costo. Chiaro che appunto un ricevitore magari in doppia frequenza con una sua board magari un po' più, come dire, magari un po' più sviluppata con determinate porte in più, eccetera, eccetera, non può costare un 100 euro, però insomma bisogna paragonare il prezzo, ecco, alle caratteristiche del ricevitore. Aggiungo forse che adesso gli smartphone
sono ricevitori, alcuni smartphone hanno ricevitori GPS integrati in doppia frequenza, L1 e L5, e diciamo il prezzo degli smartphone è agli occhi di tutti, quindi i ricevitori GNSS integrati negli smartphone possono essere sicuramente considerati ricevitori GNSS a basso costo. Chiedono per andare in cantiere il ricevitore deve essere portatile. Beh, sì, diciamo che tendenzialmente questa soluzione che ho fatto vedere oggi non è indicata forse per fare tracciamento di punti in cantiere. È più forse per la navigazione, ecco, una RTK-Navi o un software di questo tipo, non certo per fare punti in modalità RTK. Banalmente, sì, insomma, non si ha una soluzione integrata pallina più ricevitore più controller che mi faccia vedere i punti registrati. Quindi ecco, questa è una soluzione forse pensata più per la navigazione. Stiamo parlando solo di navigazione. Beh, comunque sia, non è per forza solo navigazione. Chiaramente, questa interfaccia serve più per il tracciamento in tempo reale, per esempio, per il tracciamento in tempo reale, quindi per la navigazione. Però noi, siamo riusciti a sviluppare, per esempio, un'applicazione in cui equipaggiando, un ipotetico operatore con questo tipo di strumentazione riusciamo a tracciarlo in tempo reale. Forse la vedrei meno indicata per appunto andare a rilevare punti in un cantiere, ecco. Però non è escluso che si possa fare, bisogna semplicemente lavorarci un po' di più e modificare leggermente il software in modo tale che possa adattarsi alle nostre esigenze. Per quel tipo di applicazione, ecco, mi sento di dire che RTK-Lib non è un pacchetto pronto all'uso, però sicuramente adattabile in tal senso, e adattabile in tal senso, secondo me, in maniera neanche troppo complessa, troppo dispendiosa in termini di energie, ecco, nel senso. Non... Per la topografia cosa avete? Beh, questo forse chiederei magari anche a Tiziano che vedo online di darmi una mano forse a rispondere a questa domanda. Comunque, tendenzialmente noi per rilievi topografici non utilizziamo di certo gli U-blocks, ma altri distributori, anche solamente per fare i ground control point per un rilievo fotogrammetrico non utilizziamo di certo questo tipo di ricevitore. Sì, no, è corretto quello che dice Lorenzo. Diciamo, noi ci occupiamo anche di topografia, di rilievi topografici. Questo geobreak probabilmente è un po' più centrato su applicazioni, sì, navigazionali o di tipo diverso. Certo, lo spirito è anche un po' dei geobreak in particolare, ma delle nostre attività che sono alcune almeno molto indirizzate alla ricerca e sviluppo, è anche quello di cercare di capire come si sta muovendo la tecnologia e come si muoverà nei prossimi anni. Perché dico questo? Perché ricevitori a basso costo e librerie come RTK-Lib, probabilmente attualmente per alcune applicazioni sono ancora un po' acerbe, non da un punto di vista tecnologico, ma da un punto di vista, secondo me, dell'integrazione. Cioè, banalmente andare in campagna con strumenti di questo tipo, insomma, anche da un punto di vista proprio del cablaggio, insomma, non è agevolissimo. Però si sta andando in quella direzione. Fino a qualche anno fa, strumenti a basso costo non avevano neanche
le performance per poter pensare ad applicarli in caso di rilievi topografici, ad esempio. Adesso in realtà le performance ci sono, quindi si sta andando un po' in quella direzione. Poi applicarli o meno ad un contesto piuttosto che a un altro dipende molto. Sì, dall'applicazione, dalla singola applicazione. Quello che citava Lorenzo prima, il fatto che faremo poi dei jailbreak per, come dire, dare delle indicazioni su come costruirsi da soli una propria stazione permanente a basso costo, va anche un po', appunto in questa direzione, cioè cominciare a dare degli elementi che sono le cose che anche noi ci chiediamo per far sì che questi strumenti a basso costo non siano soltanto utilizzati per fare test, per giocarci un po', per fare attività di ricerca, ma cominciano ad essere utilizzati anche per applicazioni reali. In tutto ciò credo che una spinta decisiva la daranno gli smartphone, perché ecco, quelli sì, sono decisamente più anche comodi da usare. Certo, su quelli bisogna fare ancora un po' di... deve essere ancora un po' meglio confidenti, diciamo, delle performance. La possibilità di accedere ai dati credit su smartphone è ancora relativamente recente, per cui si stanno ancora cercando di capire un po' bene quali sono le performance. Però direi che a mio parere la strada è abbastanza segnata. Quanto siamo vicini a un utilizzo massivo di queste tecnologie non lo so, però la direzione è abbastanza quella. Anche perché, scusate, aggiungo, il GNSS, benché se ne parli spesso come una tecnologia relativamente, non dico nuova, ma insomma, non così diffusa, però è una tecnologia che ha i suoi anni, quindi ci sta anche che siamo in una fase nella quale si sta un po' probabilmente rompendo col passato e cercando di andare nella direzione veramente un po' diverso, quindi utilizzando ricevitori più piccoli, molto meno costosi, ci può stare, ecco. Ci sembra che questo sia il trend di questi ultimi anni. Mauro Bettella Intanto. chiede, scusa, la topografia, per la topografia è possibile utilizzare QField in abbinata con un client NTrip? Sì, la risposta è sì, e mi collego, diciamo, a un lavoro di tracciamento della rete acquedottistica della città di Albenga che stiamo facendo proprio con questa tipologia qua. Noi abbiamo un ricevitore. Non l'uBlox, in realtà è un ricevitore un po' più performante rispetto all'uBlox, che però controlliamo da smartphone. E sullo smartphone, diciamo, riceviamo le correzioni dalle reti della stazione permanente ligure e otteniamo un posizionamento direttamente su QField. Sì. La precisione, diciamo, è abbastanza buona, sicuramente submetrica. Comunque in linea con le richieste, diciamo, del nostro committente. Il vantaggio è che noi registriamo il punto direttamente su QField e quindi poi riusciamo a esportarlo con facilità direttamente su un nostro progetto QGIS preimpostato. Chiaramente lì la precisione dipende dal tipo di ricevitore che si viene utilizzato. Ripeto, noi utilizziamo un ricevitore più performante rispetto a un uBlox, anche migliore probabilmente la qualità dell'antenna. Ecco, non abbiamo parlato della qualità dell'antenna. In questo momento io stavo utilizzando un'antennina patch che non è proprio di altissima qualità. Chiaramente, se anche a un uBlox come quello che sto utilizzando io gli si associa un'antenna più performante, beh, chiaramente le prestazioni migliorano. Comunque, appunto, è un ricevitore più performante di un uBlox, ma comunque in singola frequenza e ci consente precisioni sicuramente submetriche e in alcuni casi, per esempio, cielo aperto, assenza di ostacoli, buona visibilità satellitare, quindi di arrivare a posizione di centimetri. Quindi sì, si può utilizzare QField per... Cioè, la binata, diciamo, ricevitore esterno e QField, tutto su smartphone, per rilievi topografici. È un'applicazione forse ancora,
non prontissima all'uso, nel senso che un minimo di lavoro per impostare ad esempio il nostro progetto l'abbiamo fatto, però veramente è un qualcosa che non è stato troppo complicato, ecco, da mettere in atto, o un'applicazione che mi sento di dire non riuscirebbe a fare nessun altro, nel senso sì. Lorenzo, scusami, quando utilizzate QField, la correzione la fate utilizzando lo stesso QField da qualche menu interno oppure la fate con un'app terza e poi utilizzate posizione fittizia? Come dici te, usiamo un'app terza e poi usiamo posizione fittizia. Infatti, quando prima parlavamo di posizione fittizia, mi riferivo proprio a questo lavoro che stiamo facendo e non abbiamo avuto problemi appunto di posizioni strane, ecco, rilevate. Siamo sempre stati molto lineari in questo, ecco. Ok, perfetto. Grazie. Bene. Altre domande? Vedo che Guaragni dice sempre che con Grafana i ricevitori scheda nuova TLL1 si hanno precisioni centimetriche. Beh, sì. In realtà in post-processing anche RTKlib arriva a precisioni centimetriche. Chiaramente il software di elaborazione gioca un ruolo importante in questo. Bisogna appunto vedere poi e ragionare sul tipo di applicazione che si servono. Ora, dipende molto, ecco, anche da come uno poi è bravo o meno ad elaborare. Il progetto Open francese, no, non penso di averlo visto, però ci darò un'occhiata molto volentieri. No, non conosco questo tipo di progetto. Sono le 10:20 quasi, quindi direi che se non ho altre domande, forse chiuderei qua questo jailbreak, dandovi appuntamento ancora una volta il 1º luglio per il nostro prossimo jailbreak sulla trasformazione tra sistemi di riferimento con grigliati in ambiente GFOSS. Un tema sicuramente molto interessante e utile da trattare. No, niente, direi grazie a tutti per la partecipazione, grazie Lorenzo per la spiegazione, direi molto, molto chiara. E poi vabbè, avete tutti i nostri riferimenti, avete il canale Telegram che forse è uno dei modi più semplici per rimanere in contatto, però anche sulle nostre pagine LinkedIn, canale YouTube, oppure c'è la mail lì di Lorenzo, e per qualsiasi cosa poi approfondiamo, insomma. Anche per avere feedback, diciamo, da parte vostra ci interessa sicuramente molto. Dai, direi basta così. Saluti a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, grazie di aver partecipato e buona giornata.